Buongiorno, ben ritrovati ai telespettatori di TV6, prima edizione del TG che si apre con un servizio di cronaca con l'operazione antiriciclaggio delle fiamme oro di Pescara. I militari della Guardia di Finanza infatti hanno sequestrato in Croazia 1,5 milioni di euro derivanti da una frode fiscale. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Una frode fiscale da 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara che nel corso di un blitz antiriciclaggio ha fermato un traffico di denaro messo in piedi tra Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanomi pescaresi con l'obiettivo di sottrarre alla giustizia un patrimonio di ricavi non dichiarati di 0,5 miliardi di euro. A segnare l'epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è Buildgate, l'operazione di legalità senza frontiere dei militari di Pescara che hanno frenato la fuga di capitali all'intera croata su coordinamento della Procura della Repubblica e con la collaborazione per il tramite di Eurojust, l'agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro. L'indagine ha inchiodato un pool di impresari e relative teste di legno coinvolti in un giro d'affari finalizzato a riciclare all'estero proventi derivanti da reati di natura fiscale emersi già nel 2015, tra cui fatture per operazioni inesistenti per oltre 500 milioni di euro e che hanno creato una voragine di 100 milioni di euro di imposte evase, per cui nel 2019, sempre nello stesso ambito, con l'applicazione del sequestro come misura di prevenzione patrimoniale, erano stati requisiti beni, denaro, rapporti bancari, partecipazioni societarie e ville lussuosissime per un valore di oltre 16 milioni di euro. La fuga dei capitali è iniziata all'indomani della nascita in Croazia di due imprese fantasma, esistenti solo sulla carta, ma necessarie per aprire conti correnti di comodo dove versare e depositare il denaro. Il meccanismo del riciclaggio, aggravato dalla transnazionalità, è andato avanti con il rimpallo di consistenti somme tra i conti intestati alle società croate compiacenti. E voltiamo pagina, aumentano i ricoveri negli ospedali abruzzesi, così come il numero dei positivi. Ma come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, la regione tiene costantemente la situazione sotto controllo. Paolo Renzetti. Aumentano i contagi nella nostra regione così come i ricoveri nei presidi sanitari, ma la situazione non è preoccupante. A ribadirlo ai nostri microfoni è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che spiega come la regione continui a monitorare lo stato delle cose. Come ho già detto in altre occasioni, il 31 marzo è finito il periodo dell'emergenza, ma non è finito purtroppo il periodo della pandemia. I numeri sono ancora in aumento. Anche i ricoveri presso le strutture ospedaliere, presso i presidi ospedalieri. In ogni caso non c'è da preoccuparsi perché siamo in grado di gestire, quindi il nostro sistema sanitario controlla giornalmente l'andamento. Quello che bisogna continuare a mettere in atto è anche quelle misure, specialmente negli luoghi chiusi, delle mascherine, quindi quelle misure di prevenzione che sono importanti. Sul fronte delle vaccinazioni, il calo che si è consolidato negli ultimi giorni era però prevedibile e non deve indurre ad abbassare la guardia. Nella nostra regione c'è un numero alto di non vaccinati, questo dipende soprattutto perché hanno preso il Covid, quindi si sono ammalati di Covid e quindi hanno preferito di non vaccinarsi. Oggi loro sono reinseriti in quelle che sono le norme sociali, quindi vivono tranquillamente una vita normale, perché nell'ultimo periodo erano stati un po' delegati ad allontanarsi e quindi questo è un dato positivo da un punto di vista senz'altro sociale, un plauso a questo momento importante di attività sociale, politica, culturale, lavorativa di tutte queste persone. Noi continuiamo a fare la nostra campagna di sensibilizzazione e di attenzione in modo particolare. E speriamo che questo virus piano piano si possa allontanare. E continuiamo a parlare di sanità. L'otorino-laringoiatria dell'ospedale di Pescara è stata riconosciuta centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto testa-collo. Un riconoscimento importante, come è stato spiegato questa mattina durante un incontro con la stampa.
La buona sanità a servizio dei cittadini dopo un iter burocratico durato quasi 2 anni. Infatti il reparto di otorino laringoiatria dell'ospedale civile di Pescara è stato riconosciuto come centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto testa-collo. Si tratta di un attestato di eccellenza per le qualità delle prestazioni sanitarie garantite negli anni dall'unità operativa diretta dal professor Claudio Donadio Caporale. È la conclusione di un iter iniziato 10 anni fa, nel 2009, più di 10 anni fa, nel 2009, che ha visto appunto la realizzazione di una delibera, attraverso una delibera regionale del centro di riferimento, che non riguarda il mio reparto, ma che coinvolge più specialisti dell'ASL di Pescara. Ci tengo a dirlo perché questo è un lavoro di gruppo, non è il lavoro solo del reparto di otorinolaringoiatria, sono specialisti di altre discipline che insieme lavorano per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico di pazienti affetti da tumori del testacollo. Quali sono i sintomi, dottor Caporale, di un'eventuale problematica nel cavo orale? Fondamentalmente due, una è la disfagia e l'altra la disfonia, cioè la difficoltà nella deglutizione e soprattutto l'abbassamento della voce per ciò che riguarda la laringe. Sono sintomi che ci devono preoccupare, soprattutto se non recedono nel giro di 2 settimane. Importante come sempre la prevenzione, e voi nel vostro reparto siete riusciti ad abbattere tra l'altro le liste di attesa? Sì. Da ciò che è venuto fuori dall'analisi degli ultimi anni c'è stata una netta riduzione dei tempi di attesa, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di patologia oncologica, ed è a tal riguardo importante sottolineare come il 21 di questo mese, del mese di aprile, ci sarà proprio una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale, e tutto questo serve proprio a sensibilizzare l'opinione pubblica verso questo tipo di problematica. Aderendo ad un progetto nazionale che favorisce la vivibilità delle città, progetto patrocinato da Camera e Senato, le associazioni di categoria CGL, CISL e UIL dei pensionati hanno messo a dimora questa mattina a Chieti Scalo delle piante donate dai carabinieri forestali. La diffusione del verde urbano è un diritto dei cittadini e un modo per garantire alle fasce più fragili, in particolare gli anziani, la vivibilità degli spazi verdi pubblici. In quest'ottica oggi l'amministrazione comunale di Chieti ha eseguito la messa a dimora di 2 piante donate dai carabinieri della Forestale in un'aiuola di via Miterno a Chieti Scalo, una via lungo la quale sorgono 2 scuole e dove si ritrovano molti anziani del quartiere. Siamo tutti pedoni, e l'iniziativa di CGL CISL e UIL nazionale che oggi anche Chieti vuole condividere. Sì, abbiamo aderito come comune di Chieti a questa iniziativa nazionale, siamo tutti pedoni, alberi che camminano, e l'iniziativa di questa mattina ci sarà in altre 26 città italiane. Il nostro intento, ecco, come sindacati dei pensionati di CGL CISL e UIL, è quello di porre l'attenzione alla riqualificazione delle nostre città e quindi di ricreare anche spazi di aggregazione che dopo la pandemia si sono resi sempre più necessari. Incentivare gli spazi verdi è anche un modo per stare vicino alle persone più fragili, per garantire loro una maggiore vivibilità delle città? Sicuramente sì, e questo è uno degli obiettivi. Cioè, attraverso questa iniziativa si vuole appunto mettere in evidenza questa necessità che riguarda gran parte della cittadinanza che ha raggiunto una certa età, insomma. Il tasso di inabilità percentualmente ormai riguarda oltre il 20% dei cittadini, e quindi occorre che questi abbiano respiro, abbiano spazio per riappropriarsi degli spazi soprattutto. Questo avviene attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e attraverso il rilancio di questi spazi dove il cittadino inabile può in un certo senso, ecco, spaziare, camminare e respirare all'aria pura. Le piante, tutte geolocalizzate e quindi tracciabili in caso di furto, sono un leccio e un frassino che ora cresceranno per dare nuovo ossigeno al polmone della città.
L'assessore regionale al turismo Damario ha illustrato questa mattina in conferenza stampa le modalità che riguarderanno la partecipazione dell'Abruzzo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si svolgerà dal 10 al 12 aprile a Milano. Sentiamo. L'Abruzzo si appresta ad essere protagonista alla BIT, Borsa Italiana del Turismo, che si terrà alla Fiera di Milano dal 10 al 12 aprile prossimi e che vedrà la nostra regione presente con uno stand di 300 metri quadrati e 17 postazioni di altrettanti operatori turistici. La nostra regione sarà presente anche con 7 DMC, consorzi, associazioni di albergatori e direzione di parchi e soprintendenze per mostrare il meglio del nostro territorio, sempre più all'insegna della biodiversità e dell'accoglienza. L'Abruzzo riveste sicuramente un ruolo protagonista con un padiglione importante, diciamo che sarà un padiglione di circa 300 metri quadri con un'area conferenze importante e soprattutto con la presenza di 18 postazioni, le chiamerei così, in cui tutti gli operatori avranno la possibilità di far vedere ciò che di bello l'Abruzzo ha da mostrare. L'Abruzzo sia già un esempio di sostenibilità a livello nazionale, direi anche europeo, perché riesce ad unire in maniera sostenibile la più grossa concentrazione, diciamo che siamo la regione più industrializzata del Mezzogiorno, però riesce a far conviverlo, questa forte presenza industriale riesce a farla convivere con tre parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree di protette che rendono l'Abruzzo sicuramente uno scrigno della biodiversità. Avremo convegni importanti con personaggi importanti dello sport, avremo Nico Romito, che ritengo che sia l'ambasciatore del buon mangiare, del buon vivere in Abruzzo, in cui presenterà una conferenza stampa il suo progetto finanziato da Regione Abruzzo sul suo campus dell'alimentazione. Avremo la presenza lunedì del ministro Garavaglia, che verrà nel nostro stand per parlare insieme ad altri colleghi assessori regionali delle altre regioni per parlare sui lavori che stiamo portando avanti come Commissione Politiche del Turismo, che mi onoro di presiedere. Inaugurato questa mattina a Penne lo sportello dell'Associazione Abruzzo in Europa. Durante la presentazione è stato anche sottoscritto un protocollo d'intesa tra le amministrazioni aderenti. Stefano Recanati. Non cogliere questa opportunità è un modo per dire addio ai centri dell'area vestina e alle sue peculiarità. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, rivolgendosi agli amministratori intervenuti all'inaugurazione dello sportello Punto Europa. Oggi anche a Penne si apre uno sportello della service di programmazione europea che il Consiglio regionale insieme con l'ANCE e con l'AGRE ha creato e sarà a disposizione di tutti i comuni e non solo, per cercare di rispondere ai bandi della comunità europea, attrarre qui soldi, investimenti per far vivere meglio i cittadini di Penne e di tutti i comuni dell'Alta Valle Vestina. L'intento è quello di focalizzare le attività istituzionali dell'associazione per la promozione dell'europrogettazione a beneficio di tutta l'area vestina. Farà sicuramente da volano a tutto ciò che è l'europrogettazione per avere un'Europa che sia sempre più vicina al cittadino e che sia quindi sempre più tra la gente e in mezzo alla gente. L'idea è quella di creare appunto un monitoraggio costante dei progetti che l'Europa oggi offre, soprattutto alla luce della nuova programmazione settennale Horizon 21-27. Un servizio gratuito per i comuni che si occuperà di studiare i bandi, scrivere i progetti e inviarli per ottenere i finanziamenti. Questo il lavoro specifico dello sportello, aperto 2 giorni a settimana nei locali del municipio. I fondi europei sono una risorsa importante per gli enti locali, soprattutto in questo momento. Abbiamo il PNRR, ma abbiamo anche il nuovo ciclo di programmazione europea, i fondi FESR ed FSE e i fondi FSC dello Stato, che sono comunque fondi compartecipati con risorse europee. Naturalmente l'obiettivo da centrare è questo sportello, sarà a disposizione dei centri, dei comuni dell'Interland Vestino, quindi Penne ancora una volta funge da supporto proprio perché vogliamo che questi fondi siano spesi sul territorio e questa è la sfida da cogliere. Connessioni più veloci ed efficienti a San Giovanni Teatino grazie alla nuova rete in banda ultra larga che collega oltre 7.800 unità immobiliari attraverso 54 km di cablaggio. Sentiamo.
Nuova rete per la fibra a San Giovanni Teatino in banda ultralarga per 1.700.000 euro finanziati grazie a fondi comunitari FERS e ai fondi nazionali dedicati. Una nuova fibra che arriva nelle case di tutti i piccoli comuni dove altri operatori in passato non hanno investito. Una fibra 10 volte più potente rispetto a quella esistente che garantirà fino ad un gigabit anche nei paesini più isolati. È una velocità che è sicuramente l'eccellenza in questo momento nel mercato della connettività e del trasporto dei dati, e sicuramente permetterà a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni di connettersi con molta più velocità e quindi di performare di più sia in termini di possibilità di svilupparsi che permettere ai tradizionali servizi al cittadino. Sindaco, da oggi San Giovanni Teatino si dota di una nuova rete di fibra ottica. Sì, veramente un giorno importante perché finalmente, dopo lunga attesa dovuta anche purtroppo al problema pandemia che ha ritardato di circa un anno questa bellissima data, oggi ci siamo. Da oggi possiamo dire che San Giovanni Teatino avrà la fibra, la famosa fibra ottica, che è quello che oggi tutti aspettano, dalle ditte ai privati, e sarà un buon passo per i nostri cittadini come per tutto il territorio che oggi ne usufruisce o ne usufruirà in futuro. La provincia di Chieti, rappresentata per l'occasione dal vicepresidente Angelo Radica, ha messo in campo azioni di mappatura del territorio con un ruolo di raccordo tra la regione e i 104 comuni, e ora Chieti punta a diventare una delle province più cablate e digitalizzate della regione. Nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Teramo si svolgerà domani sera alle 21 la Via Crucis organizzata dalla Diocesi di Teramo Atri. L'evento, presieduto dal Vescovo Lorenzo Leuzzi, potrà essere seguito in diretta e integralmente sulla nostra emittente. Tania Bonnici Castelli. Sarà una Via Crucis davvero speciale quella che si svolgerà venerdì 8 aprile nel Teatro Romano di Teramo. Speciale perché lo scenario dove si snoda l'evento è totalmente cambiato. A dicembre dello scorso anno, infatti, sono iniziati i lavori di rifunzionalizzazione del prezioso sito archeologico con l'abbattimento di Palazzo Adamoli e Casa Salvoni, che hanno restituito a questo luogo antico l'aspetto religioso, civile e storico, un unicum di valore inestimabile. La Via Crucis, che inizierà alle ore 21, sarà presieduta dal Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, nel solco della tradizione che la colloca nel venerdì che precede la Settimana Santa, lasciando inalterato il programma del Triduo Pasquale nella città. Grazie alla stretta collaborazione tra Diocesi e Comune, la Via Crucis potrà celebrarsi nonostante i lavori in corso. Tali interventi non consentiranno la partecipazione del pubblico in presenza, tuttavia l'evento potrà essere seguito in diretta integralmente sulla nostra emittente. La celebrazione della Via Crucis si svolge in un tempo drammatico per l'umanità, ricorda il Vescovo Leuzzi. Insieme ai giovani che animeranno il cammino della croce, siamo invitati a volgere lo sguardo sul crocifisso. Solo lui può trasformare il cammino dell'umanità dalla morte alla vita per essere insieme costruttori di pace. Anche per il sindaco Gian Guido D'Alberto, la Via Crucis rappresenta un importante momento di preghiera e raccoglimento al quale la città di Teramo partecipa e contribuisce. È il Teatro Romano rappresenta oggi il luogo più adatto e evocativo per ospitare questo appuntamento. E voltiamo pagina. Tra le note difficoltà in cui versano i centri dell'entroterra, lo sport resta un'ancora di salvezza. A Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, l'associazione Valfino è riuscita negli anni a mantenere attiva la propria scuola calcio, regalando momenti di attività motoria e svago a tanti ragazzi. Stefano Recanati. Un totale di circa 100 iscritti che spaziano dalla categoria piccoli amici a quella degli allievi. Questi i numeri della scuola calcio della SD Valfino, che con passione negli anni è riuscita a raggruppare giovani calciatori provenienti dall'intera vallata del Fino. Infatti ogni giorno nel rinnovato impianto dello stadio comunale romano, oltre che da Castiglione, Messer Raimondo, giungono ragazzi addirittura da Picciano e Arsita. È una mission quasi impossible, però grazie all'aiuto degli sponsor e del nostro presidente Astolfi Gennaro,
riusciamo a garantire un servizio che ormai sono 20 anni che si pratica in vallata. Abbiamo personale qualificato, poi le metodologie possono cambiare di campo in campo, ma l'importante è garantire al ragazzo e soprattutto alle famiglie un servizio adeguato attraverso personale qualificato. Grazie all'aiuto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo D'Ercole, dal 18 dicembre scorso è possibile usufruire di una struttura rinnovata con un manto sintetico di ultima generazione. Sì, era un'utopia che finalmente diventa realtà. Finalmente il comune di Castiglione ci ha dotato di questo splendido impianto, non tanto per noi che siamo degli allenatori o degli istruttori, ma per questi ragazzi che hanno un posto verde, che oggi vuol dire tanto. Come vogliamo anche ringraziare tutti i comuni della Vallata del Fino che ci hanno ospitato in questi anni e ci hanno messo a disposizione le loro strutture per poter appunto continuare questo sogno chiamato scuola calcio. Ma sicuramente la scuola calcio non è solo poi la pratica, ma è anche socialità. Che cosa vuol dire tornare a farlo a distanza di 2 anni con la pandemia che ha relegato questi bambini a stare dentro casa? La scuola calcio per fortuna è tornata e con essa è tornato il divertimento per questi ragazzi, quindi la socialità per questi ragazzi, una cosa molto importante che va perseguita e sperando che non si blocchi più. E continuiamo a parlare di sport. Il Pescara, il nuovo tecnico Luciano Zauri recupera il difensore Drudi ma deve rinunciare a Rauti causa influenza. In dubbio Janes per un affaticamento muscolare. Il centrocampista Marco Pompetti è rientrato in gruppo. Il neo allenatore abruzzese ripartirà quasi certamente dal modulo 4-3-3 che era stato adottato anche da Gaetano Auteri. In attacco Ferrari, D'Ursi e Clemenza. Designato anche l'arbitro di Pescara Grosseto, a dirigere all'Adriatico sarà Dario Madonia della sezione di Palermo. Assistenti Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e Giuseppe Lipari della sezione di Brescia. Quarto uomo Gianmarco Vailati della sezione di Crema. E siamo al volley, il volley in chiusura stasera Sieco Ortona in campo alle ore 20:30 contro Castellana Grotte. Nel recupero di B1 femminile la Teatina è stata sconfitta in casa per 1-3 dal Castel Bellino. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che i contenuti sono sempre consultabili sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Appuntamento con il TG della sera alle 19. Arrivederci.